Siamo al Forum Internazionale dei Giovani. Questa seconda edizione si tiene alla città universitaria della Sapienza. Gli studenti provenienti da tutta Italia hanno incontrato le imprese, le ambasciate, le università e le accademie per proporsi sia nel mercato del lavoro sia nel campo della formazione. Tuo giudizio su questo forum? No, è molto, molto bello. Diciamo, ci sono vari elementi che possono interessare a varie persone diverse, sicuramente ambasciate, aziende, quindi comunque c'è un bacino molto largo che si può indirizzare a vari ragazzi. Che cosa stai facendo? Consegni il curriculum oppure no? Sì, sto consegnando qualche curriculum. Perché Vodafone? Non lo so, sto cercando di capire che figure cercano. Io sono laureato in ingegneria, quindi... Qual è l'offerta formativa del master? Questo master è un master universitario di primo livello in management e la comunicazione pubblica, con 3 verticalizzazioni sulla comunicazione sociale, politica e istituzionale, che si tiene presso l'Università IULM di Milano. Si dice sempre che lo IULM è fortemente legato con le aziende e con i media. Quali sono? Allora, innanzitutto il Master Maspi è un master che esiste da 8 anni, quindi è consolidato nel territorio nazionale e ultimamente anche a livello internazionale. I nostri partner professionali sono moltissimi, sia nell'ambito della comunicazione pubblica in generale, quindi legato alle amministrazioni centrali, ma anche quelle territoriali, nonché legato a tutto l'emisfero della pubblica utilità, quindi le aziende pubbliche, le associazioni di categoria, ma anche le agenzie di relazioni pubbliche e pubblicità che consentono ai nostri studenti di inserirsi nel mondo della comunicazione con profili differenziati a seconda delle proprie ambizioni e delle proprie capacità. Di cosa vi occupate? Siamo una società che si occupa di consulenza sul settore della gestione del patrimonio immobiliare, diciamo un po' tutto tondo, sia dal punto di vista tecnico, quindi impiantistico e architettonico, sia dal punto di vista, diciamo, economico e gestionale, sull'acquisto, acquisto e gestione dei servizi. In tempo di crisi il lusso va sempre bene, secondo te perché? Il lusso è l'unico settore in tutta la crisi che non muore mai, c'è sempre lavoro perché, diciamo, chi ha i soldi non li finisce mai. Quindi il lusso, devo dire la verità, io sono una studente di accademia, sto facendo quest'anno il corso di Fashion Communication, ovvero organizzazione di eventi, ufficio stampa, e a noi ci offrono, anche se non ci sono stage garantiti, cioè ci sono un continuo, cioè c'è sempre lavoro all'interno, diciamo, attorno all'accademia, perché ha molti contatti. Ci sono professori validi, per esempio qui a Roma abbiamo l'ufficio stampa di Mafuz, la Rigano, comunque abbiamo professori molto validi in accademia. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha conferito a questa seconda edizione dello Yankee International Forum 2010 la medaglia commemorativa. L'ideatore del progetto è Mariano Berriola. Come sta andando questa seconda edizione? Sembra scontato che lo dica io, un successo importante che è decretato dai tanti visitatori, da una partecipazione di personalità di rilievo, come quelle che avete notato al convegno inaugurale, con tante ambasciate, quindi con tanti paesi stranieri, Ministero degli Affari Esteri, un'attività di informazione enorme, 13 convegni che nell'arco di questi 3 giorni riempiranno con migliaia di giovani l'università, alla quale diamo il nostro ringraziamento perché con la collaborazione del Rettore Frati si è potuta tenere questa meravigliosa manifestazione, anche grazie al contributo della direzione amministrativa del direttore Musto D'Amore. Giudizio, il tuo giudizio? Giudizio preliminare molto superficiale perché siamo arrivati da una mezz'oretta, sembra abbastanza istruttivo per chi come me cerca un orientamento al di fuori dei poli istituzionali, sì, sembra abbastanza istruttivo. Quali sono le tue aspettative? Trovare un lavoro. Dove? Fuori dall'Italia, questa è la mia aspettativa principale.